Operatori ecologici di Ficarazzi, nuovamente qua in presidio presso l'assessorato. Ecco, questa volta quali sono le motivazioni che vi hanno spinto qui? Ma sono sempre le stesse motivazioni. Siamo praticamente senza stipendio da 4 mesi, avanziamo 3 mensilità piene, più la 14ª che già è maturata, e non se ne parla, e non sappiamo più che fare. Abbiamo parlato con il dottore Terranova e stavolta ci ha dato, no, stavolta, anche l'altra volta è stato molto disponibile, ha voluto sentire le ragioni del sindaco, le ragioni del lavoratore. L'ha messo in un archivio, adesso ci ha riconvocato, deve riconvocare di nuovo il sindaco, stavolta con il sindaco, l'amministrazione, non so, all'azienda, i lavoratori, i sindacati, per cercare stavolta di mettere una parola fine, ha detto il dottore Terranova. L'ha detto col cuore in mano e siamo grati per quello che sta facendo per noi, ci speriamo e ci crediamo anche che non saremmo qua a parlare. Noi non ci non, non abbiamo detto le nostre motivazioni, noi siamo gente che lavora in un settore indispensabile come sono i carabinieri, come la finanza, come sono i vigili del fuoco, come sono le forestali. Abbiamo una bella divisa che non siamo però rispettati, non ne tengono in considerazione, perché quando vedono questa divisa forse vedono spazzatura, mentre noi siamo dei lavoratori che concorriamo a tenere pulito il paese come fanno tutti quelli che lavorano nel pubblico, nel settore pubblico. Siamo in una condizione di tristezza, che non sappiamo a chi rivolgerci. Si parla tanto di reddito di cittadinanza, quando quelli che lavorano praticamente non percepiscono, non è un paradosso? Esatto. È una cosa, viene da, ridiamo perché viene da, è una, a me fa piacere per chi prende il reddito di cittadinanza, che sono padri di famiglia, hanno il diritto di vivere, però è un paradosso da re ridicolo, cioè chi lavora ogni giorno deve morire. Noi prendiamo solo 3 stipendi l'anno, sfido chiunque a campare con 3 stipendi l'anno. Parliamo di una categoria che è stata sottoposta negli anni a gravi disagi, qui tra ex Coires, Coires, personale che è stato trasferito da un ente ad un altro, parliamo di padri di famiglia che purtroppo da troppo tempo non hanno certezza. Finalmente, quando sotto l'amministrazione, con un'azienda, sembrava che potessero, diciamo, vedere un percorso di maggiore stabilità, ecco che arriva la beffa, ovvero stipendi non pagati per mesi. Qua siamo già a diversi mesi di ritardo, io penso che gli impegni ci sono ogni mese e ogni mese si devono pagare. Per questo ho chiamato l'ufficio di gabinetto dell'assessore, ho avuto delle prime rassicurazioni perché lunedì alle 15:30 ci possa essere un incontro con la ditta, con il sindaco e con l'SRR. Ci armiamo in questo momento di buona volontà, rinviamo tutto a lunedì a questo tavolo tecnico, ma diciamo sin d'ora che se non ci saranno risposte chiare non siamo disposti ad arrenderci. Continuerà questo presidio perché è una battaglia giusta sulla tutela di un diritto, il diritto allo stipendio per un lavoro che viene svolto.